Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro questo coprispalle che sto facendo con i colori dell'arcobaleno. È un coprispalle che è un arcobaleno, vedete, manca solo il rosso. E che farò dopo? Volevo farvi questa anteprima, diciamo, questa prima parte, perché me l'hanno chiesta alcune amiche alle quali avevo inviato la fotografia su WhatsApp, come l'avevo fatto, per cui ho pensato di condividerlo per la foto finale. Allora, qui, se non avete tutti i colori, adattateli. Io ho adattato l'indaco, in realtà questo non è l'indaco come colore, però questo avevo, quindi partiamo dal viola, in teoria questo è l'indaco, bluetto, azzurro, verde, giallo, arancio e rosso. Devo terminare col rosso ad ogni giro, comunque partendo più o meno da qua, ho aumentato ad ogni colore un giro in più. Quindi qui ci sarà un altro giro e l'ultimo colore, il rosso, avrà un giro in più rispetto a questo. Il punto è il punto alto, per cui è semplicissimo. Magico, l'anello magico, non andiamo a tirare il filo, ma lo lasciamo aperto in modo che sia un angolo piatto, quindi non un angolo giro che sarebbe tutto il cerchio magico, perché se io andassi a tirare questo si chiuderebbe. L'ho lasciato aperto, vedete, e via via sono andato e ho utilizzato questo filato, è una lana acrilica, e ho utilizzato un uncinetto del 2,5. Qui vi mostro gli ultimi giri che ho fatto, ho finito col fucsia che dà questo colore molto acceso. Ho fatto poi il bordino, tutto il bordino a punto alto e ho aggiunto questi archetti con il verde. Qui ho fatto le prove con alcuni fiorellini che ho fatto a parte. Se volete vi faccio vedere come si fa, ma sono molto semplici. E alla fine ho incollato tutti i fiorellini con la colla a caldo. Questo in modo da così da non avere sul retro fili vari. Queste sono le ultime immagini. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se vi interessa, vi farò un tutorial magari più piccolo, ma penso che anche così sia stato di qualche idea per qualcuno di voi. Ciao a tutti.